volte che in genere mi vengono fatte delle proposte, sono sempre molto curiosa verso qualsiasi tipo di progetto e anche quando mi sento impreparata mi prendo qualche giorno, poi valuto e mi dispiace davvero tante volte dire di no. È stata questa una di queste volte, la dottoressa Vinci Guerra mi ha proposto questo progetto che mi sembrava molto interessante, ma sul quale io mi sentivo assolutamente impreparata. E di conseguenza dico come potrei far fronte ad una sfida così impegnativa perché era un campo del quale sapevo davvero molto poco, considerando che si tratta comunque di clinica, di metodo scientifico anche nell'approccio con questa malattia. E allora mi sono chiesta, può essere che una giornalista possa fare qualcosa in questo senso, visto che il mio lavoro era davvero distante dal campo medico? È stata la dottoressa Vinci Guerra a convincermi e soprattutto a farmi capire che l'interesse che potevo avere era già sufficiente per poter iniziare a fare un buon lavoro. Il rumore della mia vita scalza. Che peso hanno avuto queste parole di recente dove tu sei stata, ad Avetrana, da dove abbiamo sentito di tutto e di più proprio? Guarda, è stata un'esperienza, oltre che professionale, umana, il caso di Avetrana, perché lo avete visto, l'ho visto anch'io, l'ho visto ancora prima di arrivare. Tutto questo rumore effettivamente che c'era, queste storie che venivano coinvolte di giorno in giorno, qualcuno c'entrava, qualche altro meno. Ecco, effettivamente forse più che il silenzio di Francesco che cantava, il rumore del caso, delle persone. E soprattutto sai che cosa mi ha sconvolto per la verità, Maurizio? Il fatto che tutta la gente che si trovava ad osservare quello che stava capitando e quello che purtroppo ancora capiterà perché chiaramente l'inchiesta non è chiusa, è che la gente tentava di esorcizzare con tutto questo rumore la paura che nutriva dentro e per la quale effettivamente si portava sul posto per osservare. Tutto questo trambusto, tutta questa confusione, tutta questa attenzione, tutte queste parabole, tutte queste troupe, tutti questi giornalisti tante volte ci hanno distolto la nostra attenzione dalle persone. Io stavo tra un computer e l'altro, il montaggio, ero giù, ero nella fly pronta a trasmettere, mi si avvicina un ragazzo, era un giovane, avrà avuto 16-17 anni, e dice guarda, faccio a te la domanda che ho fatto un po' a tutti in quest'oretta, ti prego non mi trattare male, io dico dimmi, dimmi, ero di corsissima, dimmi, dimmi, dice ma Sara dove è finita? E io ho pensato, oddio, forse il ragazzo non sa quello che è successo, forse ha visto tutto questo, Sara dove è finita? Questo chiaramente è successo tipo 4 giorni fa, quindi mi sembrava strano tutto ciò, lui continuava a dirmi, no, voglio capire, voi ve la siete dimenticati Sara, ma dov'è finita Sara? Però all'inizio, guarda, ti devo dire, la cosa mi ha Beh, fa impressionato perché riflettere. mi ha fatto pensare che io da essere umano, da professionista, da giornalista, mi sono interrogato, ho detto forse lui ha ragione.